Le colline del Prosecco Conegliano Val d'Obbiadene di OCG, un territorio che per la sua forma fisica peculiare, la continuità storica delle coltivazioni, la stretta integrazione tra l'opera dell'uomo e ambiente, che si sono coevoluti nei secoli in un continuo scambio reciproco, è stato riconosciuto dall'UNESCO come una zona collinare dal patrimonio culturale unico e distinto da quelle delle zone limitrofi. Originatesi nelle ere primordiali precedenti la formazione dei continenti, come li conosciamo oggi, queste colline furono delle lussureggianti barriere coralline di un antico e scomparso oceano, poi emerso lentamente come risultato della ciclopica spinta delle placche tettoniche. Il risultato, visto dall'alto, è un'emozione che coinvolge chiunque, un'onda di un mare verde che si frange alla base del massiccio alpino, una corrugazione del terreno colto nell'atto di scontrarsi con la barriera insuperabile delle rocce dolomitiche. La favorevole esposizione e la dolcezza dei pendii ha favorito la viticoltura fin dai tempi antichi, tanto che una delle prime scuole di enologia del mondo è nata qui, a Conegliano, nel 1877. Proprio su impulso della Regia Scuola di Enologia e Viticoltura, un istituto che oggi è rinomato nel mondo per la qualità dei suoi insegnamenti, la viticoltura è passata dall'essere una delle numerose coltivazioni di sussistenza ad essere il principale motore del progresso economico e culturale dell'Alta Marca. Passeggiando tra i filari dei vigneti curati con dedizione, se si alza lo sguardo, subito si coglie la trama geometrica di un tessuto prezioso, dal mosaico delle altimetrie più basse al pettine che, in alta collina, sembra aver minuziosamente regolato ogni singola pianta di vite. Il territorio del Prosecco di OCG, un'esperienza di emozioni da vivere.